Siamo come ogni estate alla consegna delle borse di studio che vengono assegnate a studenti delle scuole medie Pietro Silva di Berceto. Come da qualche anno capita, le associamo alla festa dell'emigrante. Quest'anno le ragazze sono tutte ragazze che hanno meritato le borse di studio, sono per la prima media Giorgio Laurenti, per la seconda media Angelica Nelli e per la terza media Alanis Consigli. Sono borse di studio che si fondano proprio sui voti, quindi sullo studio e sull'impegno che i ragazzi possono mettere a scuola. Una di queste borse di studio è del comune, le altre due sono una della famiglia Silva e una della famiglia Squarcia. È una piccola cerimonia che avviene, come vi dicevo, all'interno della festa dell'emigrante, che è una festa che ha ripristinato in questi anni l'assessore Daniela Iasone, direi con grande impegno e con grande passione. È un momento in cui ci ritroviamo con gli emigranti che possono essere ritornati durante l'estate, è un momento in cui si ricordano le persone che hanno dovuto lasciare il paese per ovvi motivi di lavoro, di famiglia, eccetera, no? Quindi ritornare a loro col pensiero, fare loro un saluto e una festa tutti insieme ci sembra sicuramente un atto doveroso. Dopo questa cerimonia ci saranno altre cose e soprattutto stasera la cena comunitaria con musica e ballo presso il ristorante da Didier Bergotto, no? Quindi un momento diciamo di gioia e di festa per tutti. Le due cose sono messe insieme perché si vuol far vedere comunque agli emigranti, a coloro che sono andati via di qua, che hanno costruito le loro comunità altrove, che la comunità di Berceto ancora c'è, che i giovani, anche se pochi ci sono studiosi e sono pronti a prepararsi per il domani per tenere viva la comunità bercetese.